Se non ce l'hai questo pubblico vasto, non ha senso fermarsi, Meglio andare, meglio andare stare on the on the road. road e Le persone le muoversi. incontri e queste persone, quando sono, diciamo, si avvicinano al tuo progetto e gli piace la musica che stai facendo, gli piace il live che stai proponendo, il disco te lo comprano e non se lo scaricano e magari diventano proprio appassionati di quello che stai facendo, quello che stai portando in giro. Ah, ma tu diventano anche amici, Sì, tra esatto. l'altro. Vengono magari a 10 concerti l'anno, li becchi sempre. E si crea proprio quell'interazione dove loro poi per assurdo fanno i promoter del tuo gruppo, cioè ne parlano ad Certo. altre persone ed è un approccio molto più bello che fare un video che per assurdo è asettico, magari può arrivare a più persone, però non è detto che poi queste persone vengano al concerto o si comprano un disco. All'estero voi qual è lo stato che notate che più avete fatto colpo? Ma per ora il Belgio, Il assolutamente. Belgio. In Belgio assolutamente, perché forse perché è uno stato piccolo e il passaparola ovviamente è più veloce. In più non hanno grossi problemi finanziari in Europa perché, cioè, non c'è un ceto basso, c'è un ceto medio e un ceto alto e basta. Quindi la gente che va a vedere il concerto sa goderselo, si porta a casa la copia facilmente, mentre in Italia, sai, i soldi in tasca sono sempre pochi. E O non diciamo ce ne sono che proprio. esatto. E diciamo che insomma questa cosa ci ha colpito perché non pensavamo proprio che il Belgio si potesse interessare così tanto sui Fire. E per assurdo non abbiamo neanche una distribuzione in Belgio. Però abbiamo Non fatto ce cinque l'avete. tournée, abbiamo fatto un festival enorme che si chiama Pukkelpop, con nomi tipo Gogol Bordello, Kaiser Ah, beh, Chief, caspita, sì. Fall Out Boy, Boy, Iggy Pop, sì, Iggy giusto? Pop, Sì, esatto. questo sì, vero, mi ricordo adesso di questo, E cavolo, per infatti. noi ho detto ma Avete proprio, siete stati sul palco con dei sì, grandi lì, nomi, sì, poi poi, comunque vabbè, Iggy Pop. lì è dove abbiamo suonato di più, però abbiamo toccato praticamente tutta l'Europa, a parte l'Europa del Nord. E poi abbiamo cinque date con i Gotthard in Svizzera, che cioè, è una super chance, sai, Band. suonare in Svizzera con i Gotthard significa avere 30.000 persone sotto il palco in 5 giorni. Certo. E poi siamo iper felici perché suoniamo con un nostro idolo che è Alice Cooper. Insomma, lì sarei emozionante anche solo essere lì. Questa è una cosa, una gran cosa per voi. E devo dire che sono molto incuriosito da questa cosa perché noi non siamo una band prettamente hard rock o glam rock, però le agenzie con cui stiamo lavorando, specialmente in Germania e in Svizzera, spesso ci associano a questo tipo di cose e a noi fa piacerissimo perché il rock di quel tipo lì ha dei fan molto, molto, molto attenti e molto fedeli a quello che è la musica, non solamente, o l'artista in sé. Cioè sanno come si chiama il chitarrista, che marche di chitarre usa, si intrippano per queste cose, mentre nel rock pop piuttosto che nel punk, che è tutto un sì, mi piace o non mi piace, finisce un po' così. Meno dettagli, Sì, più. esatto. Che abbiamo un pubblico molto più eterogeneo di prima e un aneddoto stupido, quest'estate abbiamo suonato vicino a Milano e c'era un uomo di 55 anni che è venuto da me e fa: l'ultimo concerto che ho visto è stato Frank Zappa. E mi Caspita. fa: e stasera sono venuto perché suonava con voi il gruppo di mio figlio. E faccio: e fin qui, ok, vabbè, grazie. Allora, e fa: ho comprato tutti i vostri dischi e sono emozionatissimo perché ho una band nuova che mi fa sentire giovane come. Poi il giorno dopo mi fa: ho ascoltato e riascoltato e riascoltato i vostri dischi, li sto facendo sentire tutti i miei amici che non hanno più 20 anni, diciamo, e siamo tutti appassionatissimi, abbiamo trovato una nuova Perché band. avete questo nel sound dei The Fire c'è questa Vena retro. sì, e in più hai questa magia che siete, cioè riuscite comunque a conquistare allegramente. Bene, ti È una ringrazio. cosa positiva perché poi alla fine sì, ci sta dentro la parte emozionale, quella che possono essere le ballad, che c'è anche ce n'è uno anche nell'album nuovo, però alla fine con tutto quello che si passa durante la giornata, lo stress, i problemi, si ha voglia veramente quando si mette un disco di dire ok, via, ci rigeneriamo, ascolto questo album e date proprio la carica. Bene, E ti questa ringrazio. è una. Sai, il nostro amore per la musica anni 70, anni 80, arriva dal fatto che se tu ascolti i Queen, hanno toccato delle cose iper pop, quasi dance e delle cose molto hard rock, molto pesanti, e però sono i Queen.
Io non voglio mettermi sul pari dei Queen, ovviamente, però quella era musica eterogenea fino a un certo punto. Cioè tu metti su un disco e senti tutte delle sfumature, però con una band che ha un suo suono. Cioè per noi quello è magari è inarrivabile, però è quello che vogliamo fare. Mm-hmm. Mentre sentire un gruppo che ha, trova un suo suono e lo porta avanti tutta la vita. Ripetersi. Sì, magari ne hai trovato uno figo, però non puoi fare 20 dischi così. E secondo me una persona se si sveglia un giorno così e un giorno cos'ha, è impossibile che prova sempre la stessa emozione. E quindi è impossibile che uno scrive, non so, fa dark o fa metal o fa punk, sia sempre incazzato col mondo o sempre depresso col mondo o sempre e c'è felice. Che è così. Io non ce la faccio, io sono sì. Un po' umorale, diciamo. Da questo album cosa ti aspetti tu? Di conquistare il mondo. Conquistare il mondo? No, il ragazzo non vuole nulla. No, risico magari. Ma no, no. Mi aspetto di suonare sempre di più, in posti sempre più grossi, di arrivare a sempre più persone, e di vendere tanti dischi in parte, nel senso che quello a cui puntiamo noi è appunto quello di arrivare alla maggior varietà di persone possibile, cioè dal giovane che ascolta magari elettronica o roba emo eccetera eccetera al super fan di magari quasi 40 anni che ascoltava Bon Jovi o Motley Crue negli anni 80-90, per cui è questo un po' il nostro fine. È una blocca che non, io non ho i capelli. Sì, infatti. Non si può. Se non è il terzo disco lo facciamo con la parrucca. Lo mettiamo su una parrucca e via. Va bene. E tu cosa ti aspetti da questo? Che mi ricrescano i capelli. No, vabbè, ma lì. In realtà la mia aspettativa non è tanto legata a se venderà, se la gente gli piacerà o no. Però è il discorso che facevo prima, cioè il percorso di riuscire a essere talmente personali che, come dicevi tu, il sound lo puoi chiamare solo Fire. O lo puoi associare a come suona lui, come canto io e come suona la chitarra Filippo e bla bla. E come si crea la canzone in generale. Questa è la cosa che mi tiene di più sul progetto. Poi, a dirti la verità, fare un po' tutto da solo, perché il management in Italia lo faccio io, il booking in Italia lo faccio io, molto spesso anche le grafiche, tutto quanto, questo mi pesa tanto. Quindi in futuro io vorrei qualcuno che gestisse le cose che non mi va di fare, perché preferirei fare, non voglio dire l'artista che se la tira, ok, però vorrei gestire molto di più l'aspetto artistico senza pensare per forza al lavoro, chiamiamolo così. Io vi lascio questi ultimi minuti per salutare i vostri fans e i lettori di Rock Rebel Magazine. Dite voi qualcosa che non nessuno vi chiede mai o che volete aggiungere a questa intervista, sia quelli che vi conoscono e quelli che non vi conoscono, perché devono ascoltare i The Fire? A noi ci piace suonare, cioè ci piace diciamo portare avanti il discorso con lo strumento, il discorso di band, il discorso di saper suonare, saper cantare, saper stare sul palco. Mentre più andiamo avanti, più le nuove tecnologie, più non so, i modi di registrare i dischi, diciamo che mettono sempre le pezze sulle lacune che hanno i musicisti, quindi magari il cantante che si fa intonare i problemi in studio, il batterista che fa editare i colpi che non ha fatto bene, il chitarrista che non sa fare gli assoli, allora si montano in studio, poi vai a vedere il gruppo dal vivo e non ci e ti senti un po' preso per il culo e dici ho speso i soldi e sto gruppo poi alla fine non è sta gran roba. Magari puoi essere colpito sul songwriting, la canzone è fighissima, tutto quello che vuoi, però ti senti un po' preso per il culo dicendo cacchio, ma è di Purple, ancora adesso vado a vederli e ancora adesso dico minchia, perché alla loro età vai a vedere il concerto e sanno ancora suonare, sanno ancora fare dei dischi come prima, ti sanno ancora emozionare. Certo. Quello è essere musicista, mentre il 15enne, 16enne che si approccia ormai pensa e tanto ci sono i computer, e tanto ci sono le agenzie, e tanto ormai ci sono... è diventato tutto così. Questo è il nuovo capolavoro dei The Fire, quindi a tutti quelli che stanno guardando questa intervista, andate nei negozi e acquistate questo album da regalare. Adesso faccio io lo sconto per voi, da regalare a Natale, quindi... Non ci avevamo pensato. Invece delle mutandine rossi, slip rossi e boxer rossi, acquistate questo, che è molto più magico e contiene molto più sesso di un semplice slip rosso. Questo è uno spot.